L'amministrazione comunale di San Giovanni ha partecipato al bando della regione Toscana Carbon Neutral per avere un comune più verde e con meno inquinamento. Con l'assessore Laura Ermini siamo entrati nel dettaglio del progetto da oltre 400.000 euro, che vedrà la realizzazione di opere ambientali, forestali e strutturali. Assolutamente, abbiamo realizzato attraverso i nostri uffici un progetto che abbiamo candidato ai finanziamenti della Regione Toscana, denominato Carbon Neutral, e il cui obiettivo è praticamente rendere appunto la città più verde, più green, più accessibile nella mobilità dolce ai nostri cittadini e riqualificare anche quelle che sono alcune zone attualmente lasciate un attimo più in disparte. Ci troviamo qui nella zona del Bani, quindi lungo Via Fermi, dove ci sarà una prima parte dell'intervento, dove avremo una maggior quantità di piantumazione di alberi, perché tutto il progetto comprende all'incirca la piantumazione di 190 alberi e più di 1000 arbusti. Qui abbiamo un'area di 12.400 metri quadri che verrà riqualificata e dove verrà poi anche realizzato un tratto di pista ciclabile che collegherà l'area verde alla ciclopista dell'Arno. È infatti la ciclovia dell'Arno il tratto di unione fra due parti del progetto che nella totalità comprenderanno sia questa parte a sud dell'abitato che una parte a nord, orientativamente intorno allo stadio Calvani, dove anche lì ci sarà una parte di piantumazione degli alberi e una maggior realizzazione di pista ciclabile che servirà per collegare il nord del paese con il centro. Nel collegamento tra lo stadio Calvani e il centro la pista ciclabile si collegherà anche alla ciclovia dell'Arno e quindi diventa tutto un unico anello che permetterà una mobilità per tutti i cittadini. Questi interventi che sono collegati ai lavori della ciclopista dell'Arno partiranno il prossimo autunno. Sì, allora ovviamente se la Regione Toscana finanzierà questo progetto sarebbe auspicabile iniziare praticamente la piantumazione degli alberi nel periodo in cui sono in stallo vegetativo, quindi intorno settembre-ottobre, in modo anche da traumatizzare meno la pianta, evitare fenomeni di disidratazione, ovviamente senza cercando di non cadere nei periodi più freddi dell'anno e quindi di gelo, però ecco, ottimale sarebbe a partire intorno a settembre-ottobre del 2021. San Giovanni quindi si appresta a diventare un comune sempre più green.